Margherita Castellani è l'autrice del libro I figli dei vivi, una storia vera, attuale e cruda, una terra intrisa di sangue e paradossalmente bellissima, la Colombia. Maria Vita, parlaci un po' della tua vita e dei tuoi hobby. Dunque, io sono una mamma di quattro figli, ho avuto veramente cinque figli perché la quinta, Aurora, è nata dopo una gravidanza in cui la mia quarta figlia aveva una malformazione genetica molto grave, che è nata dunque morta. Dopo questa esperienza io e mio marito abbiamo desiderato poi avere un altro figlio, è nata Aurora, che è la quinta figlia. La mia vita diciamo che ha girato intorno alla famiglia perché il desiderio nostro era quello di avere una bella famiglia numerosa e questo mi ha dato anche l'opportunità di lavorare scrivendo. Ho scritto per un giornale diocesano di Piacenza, ho scritto per una rivista della Comunità Magnifica per il Rinnovamento Carismatico, ho preparato diversi insegnamenti, catechesi per una comunità e ho seguito anche una scuola di formazione sia internazionale per l'evangelizzazione. E, insomma, questa dimensione mi ha permesso di dedicarmi allo studio, alla ricerca e allo scrivere. Poi è arrivata la proposta di Olivetti Morganti di poter realizzare a quattro mani questo lavoro e è stata una proposta interessante perché io ero stata in missione in Messico qualche anno prima che lui partisse per il Colombia e lui sapeva che io avevo avuto questa esperienza di missione e lui era stato missionario 4 anni e mezzo in Colombia e tornando aveva raccolto alcune esperienze che lui aveva fatto come missionario laico e mi ha chiesto di scrivere insieme a lui questo romanzo, quindi è stata per me una bellissima opportunità. Come e quando hai deciso di diventare scrittrice? Io credo di averlo sempre sentito, nel cuor mio è stata una cosa che ho sempre fatto con molta semplicità, molta naturalezza, ho sempre scritto veramente, da quando ero ragazza e quindi credo che sia stata una cosa assolutamente naturale, il bisogno di mettere per iscritto quelli che sono i sentimenti, le esperienze più profonde, i valori e di diffonderli attraverso lo scrivere. Sì, va bene. E da dove hai tratto spunto per la scelta del titolo? Figli dei vivi non è stata una mia scelta, è stata una proposta direttamente fatta da Luca. Credo che bisognerebbe sentire lui per quanto riguarda il titolo di questo romanzo, perché ne abbiamo pensati poi tanti. Lui è partito con questo titolo, I figli dei vivi, pensando che i figli fossero tutti quei rifugiati, quelle persone povere, stanche, malate, i bambini, adulti, insomma, sotto il titolo figli vanno un po' tutte queste categorie di persone, le più povere, le più malandate, insomma, le più bisognose, e i vivi sono invece questi personaggi eroici. La santità naturale che però diventano i padri e le madri di questa gente bisognosa, che sono i missionari, che sono i credenti o non credenti, che si dedicano agli altri. Quindi questa idea iniziale era partita così. Poi abbiamo pensato tanti altri titoli che potessero andare bene, ma poi alla fine abbiamo optato per questo. E in quanto tempo è stato scritto questo libro? Dunque, il tempo è stato un anno all'incirca, un anno e mezzo, considerando che siamo partiti
raccogliendo le nostre esperienze, soprattutto le esperienze di Luca per quanto riguarda il Colombia e la sua attività missionaria. L'abbiamo pensato e costruito in un paio di giorni, ecco, ci siamo visto. E poi per scriverlo, buttarlo giù, ci è voluto un anno e mezzo all'incirca per il, diciamo, per diciamo le basi, la struttura generale, ma poi è stato, l'ho rivisto negli anni successivi, l'ho riguardato, l'ho rivisto cercando di migliorare i dialoghi e insomma non proprio la struttura di base, ma diciamo soprattutto i dialoghi. Va bene. Maria Vita, ti faccio un'ultima domanda. Ti puoi riassumere in una frase cosa rappresenta per te questo libro e cosa vorrebbe che significasse per i tuoi lettori? Dunque, per me è stato un tornare alle radici. Sì. Alle radici della vita cristiana. Cioè un'esperienza forte di missione, è nel dare, che quella parola che potrebbe dire evangelica che racchiude questo è nel dare che si riceve, quindi questa bellezza di offrire la vita per qualcosa che vale. Questo è per me, questa esperienza è stata per me un ritorno alle radici cristiane. E invece per cosa può servire questo romanzo? Io spero che possa servire soprattutto per coloro che non credono, per coloro che stanno ricercando un senso della loro vita, che possa essere utile per capire che ogni vita è preziosa e anche ogni stagione della vita è importante, quindi sia la giovinezza, ma anche la maturità, ma anche la vecchiaia sono fasi della vita estremamente preziose e sempre è possibile sempre dare qualcosa a qualcuno in ogni fase della nostra vita. I figli dei vivi di Maria Rita Castellani è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.